Visto un cinghiale che va a scavare col metro detector la palla, il ping pong allo zaino e tutto? No, come no, eccomi qua, non l'avete mai visto? Ma cavolo, non ci vedete proprio niente voi, dai! In mezzo alla natura! Bentornati ragazzi in un nuovo video. Quest'oggi partiamo dall'alto. Dall'alto andiamo a scendere giù verso le valli del Valhalla. Valhalla, ecco quello. Quest'oggi Atipro, Vanquish 540. E si parte, ci vediamo in loco. Dovremmo scendere giù di qua, praticamente in mezzo al bosco, tagliare la vegetazione fino ad arrivare a uno spiazzo, prima più piccolo, poi uno più grande e poi un mega campo. Vediamo se ci riusciamo ad arrivarci vivi. Ciao, partiamo, accendiamo il metal, semplicissimo, tan, si prepara da solo, pronto, niente bilanciamento, niente di niente, aumentiamo la sensibilità. Adesso tanto siamo a stecca, allora volume così, no, volume alziamo, sensibilità a stecca, due tacche di meno, togliamo giusto la prima parte del ferro, il resto tutto buono, vai, ci siamo, andiamo. Allora qui c'avevo un 15 secco, ora fa 15 13 15. Ma mi casca tutto, 13 15, tac, oh, monetta, la sera è un Vittorino, boh, proviamo a pulirla. Vittorio Umberto, perché si intravede la testa, ok, sottilissima, iperconsumata. Andiamo. È stato trovato bello? Però è da pulire. È, secondo me è un ornamento da mobile. Però visto il pirulone grosso sotto, sembrerebbe che vada tipo incastonato in qualche mobile. Ci sta, è molto bello. Molto bello. Insomma. A me piacciono questi. Quella è una roba. No, vabbè, per l'amor di Dio, però guarda un po' che bel disegnetto. Fondamentalmente è vecchiotto, eh. Bello, molto bello, guarda che bel viso che c'ha. Guarda, ti porta fortuna. Il giullare. Abbiamo trovato il giullare. Andiamo avanti. Arrivedergliela. Arrivedersela. Salvia. Mentre io sono a litigare con un target che non capisco cosa sia, abbiamo trovato un altro fraggetto. Ah no, questa è tanta roba. Questo è un pin da bavero. Opla. Pin da bavero CNFA. Adesso vediamo. Maremma. Si pulisce un po' a vedere cosa sia. O meglio. Okay. Vediamo cosa sia. Sicuramente se è pittura laccata si vedrà ancora. Sì, pin da bavero. Ne ho trovato uno dei reali carabinieri. Vediamo se è pulito, viene. Aver controllato praticamente Confederazione Nazionale Fascisti Agricoltori. Se ne mette a fuoco, c'è il fascio litorio. Qua c'è il fascio litorio e la spiga del grano. Bellissima sta spilla. Tanta roba, complimenti. Bravissimo! Siamo due passi giù per sta vecchia strada, dovrei riuscire ad arrivare a un altro campo, lì iniziava a essere un po' stretto per due persone, quindi mi porto avanti, vediamo dove ci porta. Qua sono tutti bei boschetti, ma molto 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 golosi, non si riesce a far vedere. Fortunatamente fino adesso le uniche buchette aperte che ho trovato erano quelle del cinghiale, che non sono io, qualche mio parente era in cerca di cibo. Questo è un bel muretto vecchio. Ok, andiamo avanti, vediamo dove ci porta, dove ci conduce questa strada. Allora, qua abbiamo rinvenuto prima una parte di forchetta e poi un'altra parte. Mancherebbero giusto i denti, ma però mi sembra eccessivo mettermi a scavare anche ogni singolo dente, tanto va in mezzo alla spazza e poi tura via. Richiudiamo la buca e andiamo avanti. Allora, come segnale era un 9 secco. Allora, ho provato a scavarlo. Vabbè. Oh, venuto fuori questo. Non so cosa sia adesso. Se è una monettina o qualcos'altro, ma è sottile. Proviamo a vedere, do una pulitina, vediamo cosa succede.
moneta inidentificabile perché è veramente andata. Ci dispiace. Siamo giunti qui. Siamo partiti da lassù in cima. Siamo scesi. Un campetto. Adesso vediamo questo campetto qua che va a scendere e ce ne sarà un altro sotto. Inizia a esserci anche abbastanza caldo. Sto sudando. Vediamo un po'. Provo a fare quelle parti lì e questa parte qua. Vediamo un po'. Vai, ciao. Finalmente era un po' che non saltava fuori una bella chiave. Belle, mi piacciono un sacco le chiavi. Bella, sta chiavona. Faccio un portachiavi adesso. Bene, sono salito un pelo. Continuiamo lì in alto, poi ci buttiamo nel bosco. Vai. Procede? La vedo avvinghiato. Mi sono piantato 10 spine nel cuoio capelluto. Un dolore incredibile. Non si facci troppo male, che a risalire è un dramma. Venghi. Sì, arrivo. Che andiamo avanti. 12 secco in mezzo al nulla. Cazzo. Monettona. Monettone. Da pulire. Monettone. Oh. Oh. Spettacolo. Oh. Da pulire. Puliamo. 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 Argentino. La pulitina è una votiva del signore del rosario. Ma c'è del qualcosa col rosario. Del rosario. Bella. Bella, molto bella. Molto bella. Cioè darci una pulita, poi migliore. Molto bella. Andiamo avanti. Dopo una buca mega gallarima. Non dovevo immaginarmi, non dovevo neanche arrivare. Davvero, gli elmetti devi lasciarli lì. Stai a scavare gli elmetti, ma lascia perdere. Non dovevo neanche arrivare. Niente, siamo su in cima al mondo. Oh, tutto a posto? Sì, hanno detto che è tutto a posto, benissimo. Va, niente, vista l'ora mangiamo qualcosa. Siamo scesi da là, mi ha fatto tutto il bosco, la macchina è parcheggiata tipo laggiù. Dopo sarà un'impresa tornare alla macchina, però per il momento ci stiamo divertendo. Ho fatto la buca lì, non c'era niente, c'è rumento. Ora qua un'altra buca e niente, dai, andiamo avanti a scavare, mangiamo e riscaviamo. Buon appetito ragazzi, andiamo alla nostra fugassa con prosciutto, fugassa perché... Noi siamo liguri, fugassa. C'è proprio il culto della fugassa. Andiamo, mangiamo, lo mangiamo. Buon appetito. Siamo qua in mezzo a, si vede proprio in piena città. La fugassa. Siamo in mezzo alla città, lì c'è un semaforo, un incrocio, un po' di smog, vabbè dai. Vai, difficile sarà tornare alla macchina, ma non ci pensiamo adesso, pensiamoci dopo. Ciao, buon divertimento. Bosco, campo e poi... questo vecchissimo oliveto abbandonato, muretti a secco, vediamo un po' cosa salta fuori, anche se è un po' troppo alta l'erba, vabbè, vediamo se si riesce a spazzolare. Ragazzi, accuso la stanchezza oggi pesantemente, forse sarà il cambio di vari terreni e l'erba alta soprattutto, che fatichi anche a camminarci, quindi... sono stanco oggi, sono stanco. Quell'altro è sparito, completamente sparito in mezzo ai meandri dei campi. Io adesso devo ritornare su, andare alla macchina su di là. Se non arriva poi lo perdo. Che fatica. Vai, mentre saliamo vediamo se saltasse fuori qualche targhettino. La vedo dura. Allora, la giornata è finita, siamo veramente stanchissimi. Abbiamo affrontato un viaggio, abbiamo fatto 9 km. Faticosissimo. 9 km dentro il bosco, ai campi, all'erba alta, a tutto. Io penso che adesso perderò i sensi e ci rivediamo verso maggio. Adesso bevo una bella birra. Un po' di fresco. Acqua gasata a Gaganella. Una spuma fresca. Vabbè ragazzi, ci vediamo la prossima volta, come sempre se lo voglio. Ciao.